I tuoi brani musicali hanno mai avuto problemi di loudness? Del tipo che hai distribuito un brano musicale, lo ascolti su una piattaforma di music streaming, come ad esempio Spotify, poi passi al brano successivo e ti accorgi che suona più forte rispetto al tuo. E sì, è un po' spiacevole, perché dal punto di vista psicoacustico, se un brano suona più forte, più loud, solitamente è percepito come migliore. Sull'argomento si potrebbero aprire varie digressioni, ad esempio su come la loudness war negli anni abbia ucciso la dinamica dei brani musicali e su come le cose siano migliorate negli ultimi tempi grazie ai nuovi standard imposti dalle piattaforme digitali. Ma in questo video non parleremo di questo. Ciò che vedremo invece è come rendere un brano più loud in due semplici step. Siamo pronti? Let's go! Il primo step consiste nell'accertarsi che lo spettro delle frequenze sia bilanciato durante tutta l'esecuzione del brano. Vogliamo quindi che un po' a tutte le frequenze non ci siano degli sbalzi eccessivi di intensità o picchi. Di solito è preferibile che la forma dello spettro tenda leggermente al piatto con un leggero rigonfiamento sulle frequenze medio-basse. E la cosa diciamo che varia un po' a seconda del genere musicale. Per effettuare questa verifica essenzialmente ci servono analizzatore di spettro, equalizzatore e compressore multiband. L'analizzatore di spettro ci aiuta a individuare eventuali sbilanciamenti in frequenza e picchi. Gli altri due strumenti, equalizzatore e compressore multibanda, li utilizziamo per correggere. Ricordiamoci di fare tutti gli interventi cercando di evitare di snaturare la natura originale del brano. Alla fine, tanto più i picchi saranno contenuti e lo spettro tenderà al piatto, tanto più si potrà spingere in alto il gain del limiter finale per aumentare la loudness del brano senza modificare eccessivamente la dinamica o introdurre distorsione armonica o clipping. Applicando questo metodo, praticamente massimizziamo l'area sotto la curva dello spettro del brano e quindi la potenza complessiva del suono. Secondo step per aumentare la loudness, da tenere presente durante il mastering ma anche nella fase di mixing, consiste nell'aggiunta di exciting per arricchire il suono di armoniche. In questo modo si contribuisce a rendere il suono ben udibile a tutte le frequenze, anche negli speaker più piccoli, e si aumenta la percezione di profondità, tridimensionalità e ricchezza. Per farlo, probabilmente il modo migliore consiste nel far passare il suono attraverso dei dispositivi analogici che lo colorino in modo naturale e musicale. Alternativamente è possibile utilizzare dei plugin molto validi che simulano l'aggiunta di colorazione analogica. Te ne cito giusto qualcuno che personalmente utilizzo, ad esempio l'SSL Comp e il Kramer Master Tape della Waves, che aggiungono rispettivamente la colorazione di un banco SSL e quella di un registratore a nastro magnetico. Altro strumento favoloso è l'Exciter della Ozone, che permette di scegliere fra diverse tipologie di colorazione, da quella tipica delle valvole e dei registratori a nastro, a quella dei dispositivi a stato solido. Infine, ti cito uno dei miei plugin preferiti, il mixer sommatore non lineare della Waves, l'NLS Summer. Questo plugin è in grado di simulare la complessità armonica di tre console leggendarie, l'SSL G4000, l'MTG 12345MK4 e una custom NIV 5116. Ovviamente esistono molti altri plugin di exciting molto validi e se ne vuoi suggerire qualcuno in particolare ti invito a scriverlo in un commento. Quindi, per riassumere, per migliorare la qualità dei nostri master e aumentare la loudness sia effettiva che percepita, utilizziamo equalizzatori e compressori per livellare i picchi e modulare il tono, in modo da far tendere lo spettro quasi sempre al piatto con un leggero rigonfiamento nelle frequenze medio-basse. E aggiungiamo exciting per aumentare il contenuto armonico del suono, e quindi la percezione di ricchezza, profondità e tridimensionalità. Spero che il video ti sia piaciuto, in caso iscriviti al canale, metti un like e condividilo, in caso volessi approfondire qualche aspetto scrivilo pure in un commento che lo terrò presente per i prossimi video. A presto e al prossimo video, ciao!